il centro vaccinale di Pescara, di Via Tirino, è stata annunciata una chiusura pomeridiana, almeno nella parte di agosto. Qualcuno ha sollevato qualche perplessità, visto che c'è necessità di vaccinare, ci si può ripensare oppure è comunque sufficiente? Sì, questo è un problema prettamente della ALS. Il problema non è la durata dell'apertura, il problema è il numero delle vaccinazioni da effettuare nell'arco di una giornata. Se si aumentano i numeri dei vaccini durante nelle ore antimeridiane della mattina, abbiamo lo stesso numero di vaccinati. Quantunque so che è in atto questo tipo di discussione, quello a cui io tengo è mantenere quel livello medio che viene dato come indirizzo dalla struttura commissariale, e noi come Abruzzo l'abbiamo sempre rispettato. Quindi quello che io chiederò alla ARS non è un problema di apertura di orario, ma è un problema, ossia è importante rimanere in quella media che la struttura ha dato all'Abruzzo. Il numero di vaccini che sono disponibili va bene o sì. Dobbiamo... No. C'era stato un problema riguardo la ALS di Pescara, si temeva un momento in cui la Pfizer aveva sospeso le dosi, invece c'è il via libera, quindi torna tutto in maniera normale. L'ultima che le faccio, ci è arrivata una richiesta strana in redazione di una persona che non sapeva come far vaccinare la fidanzata, che è straniera, addirittura armena, e che ha un visto di soggiorno turistico di 90 giorni. Impossibile vaccinarla perché non entrava nelle categorie previste. Non sono tante le persone in quella condizione, però si può provare a dare una risposta anche a loro. Che cosa devono fare in questo caso? Chi ha un visto turistico temporaneo ed extra comunitario? Ma noi alcuni casi li abbiamo esaminati, quindi le chiedo di rivolgersi alla struttura del Dipartimento della Regione, in modo che prenderanno in esame, sono casi sporadici. Noi abbiamo dato delle linee guida inclusive, perché abbiamo dato la possibilità di vaccinare i turisti che soggiornavano più di 10 giorni, quindi questo è un elemento positivo, è stato apprezzato proprio anche a livello nazionale. In questi casi sporadici che si creano, senz'altro troveremo una soluzione.